Presidente Nicchi, la grande novità di cui ha parlato in queste ultime ore riguarda la possibilità degli arbitri di parlare a fine gara e tanti quotidiani, siti hanno sottolineato questa possibile apertura e c'è anche chi ha visto, così entriamo subito magari in polemica, in questa sua presa di posizione un tentativo di propaganda elettorale. Ma vedi, innanzitutto è una cosa che stiamo pensando, sto pensando, e poi bisogna vedere appunto come poterla applicare e se è possibile applicarla. A questo punto non dovesse funzionare, c'è un dato di fatto, non dipende più da noi ma dipende da voi che non sapete sfruttare l'opportunità. Credo che quello che ha detto, che qualcuno ha travisato già, potrebbe essere il segnale che invece che andare avanti ci dobbiamo di nuovo fermare prima di partire. Ma uno non può sciupare il lavoro di milioni. Diceva prima nel suo intervento che alcuni ex arbitri che parlano delle decisioni degli arbitri non sono poi così utili alla crescita del popolo calcistico, ecco, diciamo così. Non ho detto che non sono utili, ho detto che perché deve parlare un altro al posto nostro? Cioè, se parliamo di arbitri, parlano gli arbitri, non gli ex arbitri, a mio modo di vedere, ma non perché, voglio dire, perché credo che chi è oggi in campo sia il più delle volte più aggiornato di quelli che erano in campo quando ero in campo io. Cioè, gli arbitri di oggi sono molto più preparati rispetto anche alla mia generazione. Ma più che altro la cosa importante è il clima sereno che si potrebbe stabilire se eliminiamo tutti questi tabù. Cosa c'è di male alla fine della partita dire che un arbitro ha sbagliato e riconoscerlo? O cosa c'è di male dire da parte di un arbitro perché ha preso una certa decisione? Io non ci vedo questa possibilità di fare polemiche, io lo vedo come un progetto culturale. Poi se la cosa non piace, non è un problema a fare immediatamente un passo indietro. Ecco, per chiudere, invece, la sua posizione sulla tecnologia è cambiata rispetto a qualche anno fa, rispetto al 2012, al 2013? Ma non è cambiata, prendo atto di una cosa e dico quello che ho sempre detto. Bisogna non confondere la tecnologia con la moviola. La moviola è una cosa, la tecnologia è un'altra. La tecnologia applicata al calcio su situazioni a gioco fermo è una cosa che può essere utile, come lo è la line technology. Ci mancherebbe altro, noi ci ha tolto un problema. Però, ripeto, la tecnologia oggi perlomeno c'è solo questa e noi dobbiamo prendere atto di quello che ci viene messo a disposizione. Se domani volessimo fare altri passi in avanti, parlare di una fotocellula che vede se la palla è uscita dalla falla laterale, sulla linea di fondo, se un fallo è dentro o fuori l'area, non c'è niente di mano, perché nel momento che la tecnologia dice che il pallone è fuori, il gioco si ferma. Nel momento che varca la linea di fondo, il gioco si ferma. Nel momento in cui l'arbitro assegna un fallo dal limite o un calcio di rigore, il gioco è fermo. La tecnologia non fa altro che dirti era rigore o era fallo. Se parliamo di situazione a gioco fermo, a livello di tecnologia utilizzata per dire se un fallo è fallo, se un rigore è rigore, se una cosa è una simulazione, la cosa è ben diversa.